Compagna di avventura nella nostra spedizione ad ECMA 2013, la Renault Twizy, che era presente nel nostro spazio al padiglione 2. Twizy è un quadriciclo totalmente elettrico, davvero interessante, tanto è vero che ha già conquistato numerosi clienti anche qui in Italia. Twizy ha raggiunto dei bei risultati in Europa, in Italia, parliamo di 2000 pezzi da aprile 2012, dunque dei numeri comunque importanti. È chiaro che lo sviluppo della mobilità elettrica dipende anche dall'infrastruttura sul territorio. In questo caso non c'è bisogno di infrastruttura, perché basta mettere la presa, attaccare la presa a qualunque presa di corrente a 220 volt, e il discorso degli incentivi, anche se questa costa solo 6.000, parte solo da 6.990 euro. La Twizy ad ECMA ha suscitato notevole interesse, anche perché è un veicolo con molte affinità con il mondo delle due ruote. Clienti molto affini, visto che noi abbiamo due tipi di clientela: abbiamo i giovani dai 20 ai 30 anni e abbiamo i professionisti che girano in città, e dunque è abbastanza in linea con il target dei motociclisti. Alla Twizy accede un pubblico spesso assai giovane. È facile immaginare che l'approccio alla Twizy sia più semplice per quanti sono usi cavalcare uno scooter piuttosto che una motocicletta. È più probabile dai scooter che dalle moto. Dalle moto non pensiamo di poter pescare. Dagli scooter è molto probabile, per chi comincia ad avere un figlio e vuole un po' più di sicurezza. Questo è un veicolo a quattro ruote, con tutta la sicurezza di un veicolo da quattro ruote, ma è comunque un due posti in linea, e questo ci lega appunto al mondo delle due ruote. Twizy è presente nel nostro mercato ormai da qualche tempo e sembra che i risultati ottenuti sin qui siano soddisfacenti per il management di Renault Italia. La sensazione è buona, molto positiva, non solo per il discorso che è un veicolo elettrico, ma anche per il suo design molto originale. Altri legami con il mondo della moto è il fatto che ci sia questa forma strutturale a forma di casco, il fatto anche che ci sia la prestazione da 0 a 50 in 6 secondi, per cui è un veicolo che attira e che continua ad attirare anche oggi per il suo design, ma anche per le sue prestazioni, la sua innovazione. È stato anche scelto nel film di Terry Gilliam, perché questa è una bellissima opportunità. Abbiamo portato la Twizy con noi nel padiglione dedicato al custom ad ECMA, e in effetti questo inconsueto veicolo elettrico potrebbe essere una interessantissima base di partenza per una personalizzazione anche piuttosto spinta. Renault, dal canto suo, ha già intrapreso questa via per la Twizy.